Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Foundation, ragazzi, e ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Di che cosa si tratta, gente? Si tratta di un city builder ambientato in epoca medievale, sostanzialmente, almeno da quello che mi è dato capire. Dobbiamo costruire un villaggio medievale con tutte le case, tutte le attività, insomma, i cittadini, le loro occupazioni, servono risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Mi è sembrato veramente molto carino, ragazzi, perciò è uno dei generi di giochi che preferisco, lo sapete, i gestionali / city builder, ok? Quindi, io direi, andiamolo a provare. Nuova partita, mappa, colline, costiera, fluviale, montagna, valle. Sono mod, ovviamente. Dobbiamo avviare la partita. Non ho visto tutorial o cose del genere, quindi vediamo un po'. Ah, ecco. Benvenuto alla schermata di aiuto di Foundation. Per aprire questa finestra in qualunque momento, facendo clic su queste cose in basso, si inizia lo schermo Help. Come posso? Incominciamo. Benvenuto, mio signore. Per iniziare così l'insediamento, devi scegliere l'appezzamento di partenza. Ogni appezzamento iniziale ha tutte le risorse di base necessarie per avviare l'insediamento nella nuova regione. In seguito potrai espanderti comprandone altri, alcuni dei quali contengono depositi minerari da assaggiare, dai quali potrai estrarre ferro o altre risorse. Una volta scelto il tuo appezzamento di partenza, è il momento di collocare il centro del tuo villaggio. Servirà a accumulare le risorse iniziali fino a quando avrai luoghi di immagazzinamento più appropriati. Una volta posizionato, il centro villaggio non potrà più essere spostato, quindi assicurati di essere soddisfatto il suo posizionamento. Dopo aver collocato il centro del villaggio, potrai iniziare ad assegnare degli impieghi ai tuoi abitanti. Altri ne arriveranno quando avrai organizzato e soddisfatto i bisogni e le necessità del villaggio. Le missioni ti aiuteranno nella prima fase della creazione di insediamento. Puoi controllare le missioni disponibili nel menu missioni, eccole qua. Ok, buona fortuna. Questo poi comparirà in certi momenti. No, nessuna missione? Beh, immagino che sia quella di dover costruire. Qualcosa mi dice che conviene andare già. Aspetta, dov'era? Un attimo. Anche luoghi di lavoro, elenco abitanti, livello di appetibilità, mossa sempre con confini di territorio, sistema, eccetera. Ah, eccole qua. Edifici pubblici. No, non si può fare. Ah no, aspetta, devo scegliere l'appezzamento. Compra questa terra. Ah, 1 e 2 posso scegliere. No, non è vero, posso scegliere anche questa. Vabbè, scegliamo questa, va. Scoperte risorse minerarie nelle vicinanze. Suisci centro del villaggio. Centro del villaggio. Allora, io direi. Beh, tipo qui? Avvia costruzione. Ok. Vicino al costruttore ora disponibile. Nuova missione. Allora, officina del costruttore. Eccola qua. Beh, immagino si debba fare una cosa del genere. Ma no, questa è per ruotare. Ma il costruttore io direi che lo possiamo mettere qui. Vai. Possiamo sbloccare depositi di legname. A nuova zona estrazione è disponibile. Porti. Disponibile un sacco di altre cose. Nuova zona rimboschimento è disponibile. Ok. Assegna un nuovo costruttore. Come si fa? Un tempo lì sto cercando di soddisfare le mie esigenze. Costruttore. Tipo servizio. Ci sono varie abilità? No, pare di no. Posiziona deposito di legname. Vabbè, immagino una cosa del genere, no? Il costruttore. Ok. Ah, sai, il costruttore che va a
Ah, va a prendere il legno. Cos'è? Ma se assegnassi un altro costruttore? Forse. E lo sta... Vabbè, sta costruendo questo posto. Un'occhiatina alle altre cose che possiamo fare. Generale, monumenti e decorazioni. Vanno per la raccolta. Va bene. Posso vedere il progresso? Non ho mica capito. Va bene, deposito di legname fatto. Assegno un nuovo taglialegna. Taglialegna, vai. A una certa immagino che andrà, e infatti. Definisci una zona d'estrazione. Come si definisce la zona estrazione? Harry. Distrugge edificio, interrompe produzione. Immagino che dal deposito di legname devo farlo, no? Disoccupati. Questo è per centrare sull'edificio, quindi no, non si fa da qui. Colora zone di sviluppo. Estrazione. Ah, ok, bene. Bene, quindi le zone di estrazione definite. Questi vanno a raccogliere le cose. Allora, adesso... Ah, terra proibita c'è anche. Produci bacche. Allora, capanno per la raccolta. E le bacche le vedo qui, quindi... Ok. Ah, il costruttore è andato a prendere queste cose. Si può velocizzare un pochettino? Sì. Siamo per due perché se no io in questi giochi faccio sempre così. Comunque guardate ragazzi, cioè, è molto carina la grafica, devo dire. Cioè, vedete, è molto minimale alla fine. Però ben pensata, cartunosa al punto giusto, secondo me. Due raccoglitori? Dai, perché no? Ah, giusto. Serve la zona di estrazione, mi sa. Sì, infatti. Esattamente, sì. Perfetto. Da sto punto metto anche la pietra, va, che così la pensiamo subito questa cosa. Anche questi alberi qua in mezzo alle balle, magari. Questo granaio assegna un nuovo trasportatore. Assegna questo a granaio. Allora, granaio, eccolo qui. Facciamolo qui, va. Occupato, raccoglitore, trasportatore. Ok? Come si fa a segnare questo al granaio? Forse ci sta portando il legno. Ah, buono.
Aspetta però. Ci vuole anche la pietra? Campo di tagliapietre non mi ha mica detto di costruirlo. Il trasportatore c'è. Non è un problema. Ma mi sa che ci vuole la pietra. Sentite, io lo faccio. Campo dei tagliapietre. Per la raccolta. Anaio. Il pozzo. È completata, produci. Sto cercando di capire cosa... Cioè, qua mi sembra che manchi la pietra, comunque. Ho deciso di assegnare un altro taglialegna. Un costruttore dovrebbe andare bene. Anche più veloce va benissimo. Ci hanno dei momenti di pausa, perché vedo che tornano qui senza fare niente sostanzialmente. Attendono. Strano. Tava. Io non capisco come mi abbia detto di costruire il granaio se il granaio ha bisogno della pietra e non mi ha chiesto prima di costruire il campo dei tagliapietre. Mi pare strana sta cosa, no? Eppure... Beh, gli strumenti comunque ce... No, aspetta. Sì, strumenti. Legno e bacche. Strumenti ce li abbiamo. Infatti. Beh, allora... Serve un minatore. Sì, non riesco a trovare posto di lavoro, va bene. E anche un altro. Minatore, vai. Ho messo le donne a scavare le pietre. Oh, guarda che ce l'abbiamo. Sta cominciando ad arrivare la pietra. Ah, questi seguono le stradine quando si tratta di portare le risorse. Ma poi... Quando si tratta di raccogliere, eccetera, così vanno senza strada, giustamente. Ok. Mi piace però, ragazzi. Devo dire che finora mi sta piacendo assai. Certo, è un po' macchinosino nel menu. Questo forse potevano farlo leggermente meglio, dannazione. Io sono abbastanza sensibile a queste cose, però funziona, ok? È comprensibile lo stesso, anche se un po'... Così, ok.
Edificio completato, granaio. Allora, slot 1. Bacche. Bam. Costruisci pozzo, costruisci mercato. Allora, il pozzo direi che si può fare qui. Qua secondo me sta benissimo. E poi costruiamo anche il... aspetta, mercato. Genera entrate vendendo beni agli abitanti. Aspetta, però. Mio Dio, ci sono un sacco di cose da fare. C'è generale, bancarella del cibo e i decorativi. Va bene, proviamo a fare così. Tello bancarella del cibo pure. Dai, è carino. L'ho voluto fare. E una panca qui. E una panca qui. Vai. Bam. Il pozzo ha bisogno di qualcuno che fornisce acqua agli abitanti, ok? Ah, ci va lei autonomamente? Sì. Pare proprio di sì. Quindi la risorsa bacca in un mercato, però questo c'ha bisogno di... assi? Aspetta, come assi? No, 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 no. Allora, aspetta. Elimina... elimina tutto tranne... io pensavo che ci fosse bisogno semplicemente del legno, invece no. Tello bancarella del cibo, barili. Via. Mercante. Ok. Quindi la risorsa bacche in un mercato. Però come si fa? Vendere risorsa bacche in un mercato. Bacche. Ok. Nessuna vendita questa settimana. Vabbè, mo vediamo. Segno lavoro a tutti i tuoi cittadini fatto. Aumenta la felicità del tuo villaggio a 100. E come faccio? Aumentare la felicità del mio villaggio. Questo è il genere di cose che mi sa che devo andare a vedere. Aumentare la felicità. I tanti hanno dei bisogni, soddisfarli e aumentare la loro felicità permettendo di aumentare lo stato sociale. Vedere ciò di cui un abitante ha bisogno selezionandolo. Promuovere un abitante avrà bisogno di assegnare la funzione grande sala o maniero del signore. È la miseria. È permessi, ancora impieghi, alcuni impieghi sono permessi solo ad alcuni strati sociali. Wow. Ok, 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 ok. Attrarre più abitanti, generare introiti, posizionare la cava, costruire case. Ma che cosa? Utilizzato per il rimboschimento. Ok. La segheria. Ok. Ok, proviamo, perché le assi credo che ci serviranno, a una certa. Le strade, il bello è che vedo che le costruiscono da soli. Praticamente.
questo punto anche il campo dei guardiaboschi, no? Per il rimboschimento. E anche estrazione. Dovrebbe andare bene così. Il legno c'è, la pietra anche c'è. Vediamo un po'. Bisogni primari e cibo. Due su tre raccoglitori assegnati. Vabbè. Tutti i miei cittadini hanno un lavoro. Quanti assegnati? Ah, questo ok. In realtà non so come faccio ad aumentare la felicità, eh. Tanto però la segheria qua posso costruirla. L'unico problema è che non so chi ci metto a lavorare poi. Che bellini che sono gli edifici però, devo dire. Anche questa cosa di... Guarda, della leggera sfocatura quando ci si avvicina un sacco, no? Guarda. È bellissima. Pensata proprio bene. Cioè, dal punto di vista tecnico è veramente notevole, ragazzi. Oltretutto avrete notato che è libero, non ci sono le caselle, praticamente. Già. Carpentiere, non ce l'abbiamo. Non so come renderli più felici di così. Sushi muri? Mura non ancora sbloccate, fazioni... Gestione dell'esercito, territorio, bilancio, commercio... Ah, sblocca rotta commerciale per 20 assi. Oh, interessante. Vedi, Monaio, pozzo. Questo è a disposizione di tutti, no? No, 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 no. Qui hanno tutti accesso all'acqua. Non so cosa altro dargli accesso. Permetti di attraversare i burroni. Il mercato qua permette di avere il cibo. Strana sta cosa, no? E i raccoglitori è un po' che non stanno funzionando, però, devo dire. Seggio risorse attuali 0, capacità massima 0. Io non capisco, perché non raccolgono più le bacche? È questo che non sto capendo. Eh sì, qua avrei dovuto fare questo, ma sai com'è. Aspetta un attimo. Eh sì. Forse mi stai dicendo che sono finite le bacche? Ma non penso, io qua le vedo ancora belle... Belle poderose. Bacche 51, nel granaio non c'è niente. Ah, non ho i trasportatori! Aspetta, fermi un attimo. Come non c'ho il trasportatore, ora che ci penso? Vabbè.
Ho capito. Ok, e adesso continuano a raccogliere. Si era riempito di bacche questo. E questa qua adesso le va a prendere le bacche e le vende al mercato. E i cittadini vanno al mercato a comprare il cibo. E sono molto più felici adesso, scommetto. Dove si vede la felicità globale? 75. 81. Oh, ecco come. C'era qualcosa che non andava. Oh, eppure io un trasportatore mi sembrava di averlo fatto. Boh. Vabbè. Bene, aumenta la tua popolazione massimizzando la probabilità di immigrazione. Di due persone passate, due hanno deciso di unirsi al tuo villaggio. Oh, hanno sbloccato questo. Ok. C'è una lista degli abitanti? C'è? Boh. Non nessuna missione. Massimizzare la probabilità di immigrazione significa... Ah, un nuovo abitante è arrivato. Ah, lo splendore del tuo villaggio. Un messaggio ai regni. Regno ha riconosciuto i tuoi sforzi nello stabilire il tuo insediamento. Interessante. Ah, un abitante ha uno spazio per stabilire una casa. Due abitanti. Eh sì, zona residenziale disponibile. Quindi? Ah! Residenziale. Ok. Allora... Ah, gli abitanti costruiscono per cavoli loro le case! Interessante sta cosa! Che belletta che è sta cosa! Molto interessante! Sì, molto interessante assai! Allora, promuovi tu i primi arrivati. Sono questi, immagino, no? Disoccupato. Mercante. Carpentiere. Anzi, guardaboschi. Uno. Ah, giusto. E... Carpentiere. Vai. Carpentiere dovresti avere da fare, no? Sì. Ah, guarda! Saltate fuori le prime case. Allora, adesso, costruisci maniero del signore, il tuo maniero personale. E... aspetta. Nucleo. Beh, allora me lo faccio qua, scusa. Porta. Torre. Nove assi, 12 pietre, ampliamenti in legno, torre in legno. Zona dei visitatori, non so cosa diavolo sia. Avvia costruzione, dai. Segna una funzione sala grande a una stanza maniera del signore. Alla fine del mese promuovi un cittadino a servo. Sblocca magazzino dal pannello delle fazioni manodopera. Magazzino. Ufficio del balivo. Sblocca una rotta commerciale per ottenere strumenti. E questo è... Commercio. Vende, miele, strumenti. Per 20 assi però, questo. Quindi aspetta che ci sono nuovi arrivati. Questa
un altro taglialegna. Perché uno l'ho portato via. Stanno aumentando le case, sì, stanno aumentando. Pino? Vabbè. Ah, devo specificare il tipo di albero, sennò questo non faceva niente. Ah, va bene. Ok. Vabbè, le assi cominciano ad arrivare però. Il che mi sembra una buona cosa. La città comincia un po' a popolarsi. Nella rotta commerciale qua ci vogliono 20 assi, perciò buongiorno. Poi ci penso. Magazzino. Usato per immagazzinare commerciali risorse tipo risorsa, beni e beni di lusso. Beh, immagino che... valga la pena metterlo da qualche parte tipo qui. O qualcosa del genere. Qua mi sembra pieno. Ma ripeto, non può portare da nessuna parte. Il granaio qua mica... sì. Ah, guarda le case che cominciano a venire fuori sempre di più però. Che cosa belletta. Sì. Assai carina come cosa. Cioè, questa cosa che le case vengono costruite dalle persone indipendentemente non mi dispiace affatto, sapete? Oh, guarda che sta ripopolando la foresta. Vabbè, ci vorrà un po', mi sa. A 3 su 3 taglialegna assegnati, davvero? Costruttore livello 4. Dov'è che è? Però? Ah, sta facendo le case! Ok. Beh. Effettivamente potrei fare un altro costruttore. Uno ha deciso di unirsi al villaggio. Bene. Grazie. Ah, ci vuole un po' prima che capiscano che... ah, le assi le sta usando. Sì, la portate qua per il maniero. Vabbè, comunque ho costruito anche quello, perciò... Ah, questa è la massima velocità, davvero? Cacchio. Appetibilità bassa? Due di capacità massima, davvero. Vabbè, comunque lo spazio c'è per costruire, perciò... Beh, nuovo abitante nel villaggio, lo mandiamo a fare il... guardaboschi. Ma si può vedere una lista... degli abitanti con i loro compiti? Sì. Ah, uno su uno, guardaboschi assegnato, quindi no. Non gli posso far fare niente. Beh, allora... sai che c'è? Due raccoglitori vanno bene, mi pare. Facciamo un ennesimo taglialegna. Altra
altre due hanno deciso di unirsi al villaggio, va benissimo. Beh, dovrebbero cominciare a aumentare le case adesso. No? Lo spazio c'è ancora, mi pare. Oppure magari no, l'ho calcolato male, vediamo un po' se... così... salta fuori una casa in più. Perché noi abbiamo 12 abitanti, abbiamo... 2, 4, 6, 8... Alcuni non ce l'hanno la casa, evidentemente. Però comunque la felicità mi sembra buona, globalmente. Nucleo, funzione selezionata, sala grande. Fine del mese promuove un cittadino a servo. Come si fa? Gli emissari verranno accolti qui. Aspetta, questa la devo vedere. Più abitanti. Ah, aspetta, aspetta. Funzione sala grande. No, no, una volta che tutti i bisogni di abitanti saranno soddisfatti, se lo impiego lo permetterà, potremmo averli manualmente a un certo costo. Ma i bisogni mi sembrano soddisfatti, no? Alcuni sono sempre disoccupati. Oh, ecco qua. Va bene, va benissimo così. Chissà perché gravità. Solo che... questa cosa qua, vedi, lo stato è servo. Questo qua, profilo, abitante. Regole promozione dello stato, soddisfa tutti i bisogni dello stato attuale. Il cibo c'è. O perlomeno dovrebbe esserci. No? Vai. Bisogni dello stato attuale. Ma a me sembrano belli che soddisfatti, no? Cibo, bacche. A posto. No? Beh, facciamo un altro raccoglitore, va. Questo è disoccupato. Ma un altro raccoglitore. Così aumenta il cibo. Tutto dovrebbe andare bene, no? Fate quello che dovete. Sto iniziando un po' a preoccuparmi del fatto che le case sembrano essere... allora, intanto posso sbloccare questa rotta commerciale. Posta la tua prima rotta commerciale, costruisci magazzino, assegna magazzino, consenti l'acquisto di... dal pannello di commercio. Fino a 10. Vendi tutto ciò che è al di sopra del valore di... a sto punto... facciamo 100, va. Scusa. Per le bacche. Magari. Magazzina per... 20... questo è per le... alla fine del mese promuovi un cittadino a servo. È questo quello che io sto cercando di capire. Mese 4, settimana 2, giorno 6. Dovrei farlo da...
Avvio l'abitante. Fammi tornare qua a guardare, va. Ok, nota che tutti i bisogni sono disponibili, il loro impiego lo permetterà, poter promuovere manualmente a un certo costo. È questo che io non riesco a capire. Azioni, azioni. Non mi dice niente. È questo il fatto. Vabbè. Comunque, questa è una cosa che effettivamente... Vabbè, due disoccupati ci sono, il che vuol dire che posso fare... Vedere un altro carpentiere. Sì. Raccoglitori è pieno, taglialegna è pieno. Minatore. Ok. Va bene, allora ragazzi, io mi potrei pure fermare qua, direi. Questa cosa della promozione devo un attimino capire effettivamente, però sembra essere comunque positiva come cosa. Ah, anche l'elenco risorse così. Va bene, ragazzi, molto molto carino. Molto carino davvero. Si potrebbe pure pensare di riportarle effettivamente. Che ne pensate? Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi, ragazzi. Cioè, che ne pensate? Le abitabilità, vabbè. Sì, ok. Che ne pensate di questo gioco, gente? Fatemelo sapere nella sezione commenti. Io l'ho trovato veramente adorabile. Molto, molto, molto carino. Ok? Quindi, un emissario chiede udienza addirittura. Aspetta, fatemi vedere questo. Mi scegli chi vogliamo aiutare. Aiuterò il re. Aiuterò il clero. 30 bacche a re. Aiuterò la mia gente. Aiuterò la mia gente. Nuova missione, consegna 30 bacche a... in 60 giorni. Vabbè, comunque. Comunque, dicevo... Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. Direi che per oggi è tutto. Gioco davvero molto carino, ve l'ho detto. E niente, per oggi è tutto. Grazie mille per aver visto questo video. E come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamole, anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!